Ciao, nel video di oggi volevo provare insieme a voi la silicone sponge. Io questa l'ho comprata su uno dei siti cinesi, ormai si trovano praticamente ovunque, e l'ho pagata un euro. A me ci ha impiegato un secolo per arrivare, però finalmente è qui. Ve l'ho fatta vedere anche nel video haul appunto della Cina. Vi metto il link qui e anche qua sotto se mi ricordo. Allora, iniziamo. Io la metterò a confronto con la Beauty Blender normale. Questa è la blender, diciamo, di Sephora e la utilizzerò con il fondotinta della Douglas, questo qui, e questo è il colore 02 su beige. Quindi farò metà viso con questa e metà viso con la blender. Iniziamo, non ci vediamo niente. Ok. Iniziamo subito con la blender, farò questa parte, io mi guardo nello specchio, ho sposato le luci, forse è un pochino meglio, vedremo dopo in post-produzione. Allora, iniziamo, quindi metto un pochino del fondotinta sulla mano, qui, ok, e lo vado a prendere con la spugnetta. In sostanza, essendo di silicone, non c'è prodotto che va sprecato e teoricamente dovrebbe essere una cosa buona proprio anche per ridurre gli sprechi, però non so quanto sia positivo. Ho visto diversi video, diverse review e tendono quasi tutte a bocciarla, solo una, non mi ricordo però di chi, diceva che col fatto che secca il prodotto sulla pelle, forse è meglio per chi ha la pelle grassa. Io avendo la pelle grassa, quindi potrebbe essere adatta a me. Proviamola, andiamo con la mente il più aperta possibile, vediamo appunto il risultato che otteniamo. Iniziamo, facciamo questa metà di faccia. Io intanto guardo qui, intanto guardo lì, vabbè. Portate pazienza. Beh, non lo so, dà uno strano risultato. La vado ad applicare cercando di lavorarla il più possibile. Prima la applico e poi la vado a lavorare. Fino, togliti. Mi sono dimenticata il cerchietto da qualche parte. Diciamo che dà una stesura brutta, cioè andiamo a lavorare un altro po', magari lavorandola cambia qualcosa. Proviamo. Praticamente fa vedere tutte le imperfezioni della pelle, non le va a coprire, ma le va a sottolineare. Ora, io non ho una pelle perfetta, perché non ho una pelle perfetta. Cioè, proprio no. In più si è asciugato e non lo neanche posso più lavorare. Guardate. Cioè, vedete che effetto fa qui sulla pelle? Pure qui tutte le imperfezioni sono evidenziate. È una cosa oscena, davvero. Cioè, io pensavo che fossero recensioni esagerate, però in effetti forse non sono così esagerate. Vado a fare quest'altra parte del viso con la blender. La vado a bagnare. Un altro po'. Asciugo un po', per non
sempre una e andiamo dall'altra parte. Se mi ricordassi dove ho messo il cerchietto sarebbe meglio. Indubbiamente la Beauty Blender si mangia anche del prodotto, su questo non c'è dubbio, perché essendo una spugna, cioè, è normale che lo faccia, eh? Però, cioè, il risultato è nettamente migliore. Guarda, qui c'è la rosa, un po' di quell'altro, stesura. In più ho anche l'impressione che, cioè, ho anche impiegato meno tempo per stendere il, cioè, guardate, dove qua, in differenza tra qui e qui, cioè qui è molto più finto, molto più secco, mentre qui è molto più naturale, molto più trasparente la realizzazione, cioè la stesura. A parte mi sono sporcata con i capelli, sono invecchiata. Quindi sì, in effetti è davvero pessimo come prodotto. Penso che vado a struccarmi e riapplico poi il fondo. Però davvero non si sa come venga lodata in alcune review, non ne ho idea. Allora, la silicone sponge è uscita come alternativa alla Beauty Blender, doveva in teoria stendere il prodotto in maniera meravigliosa e essere appunto la rivoluzione nell'applicazione del fondotinta, delle creme, diciamo, dei prodotti in crema. Nella realtà non è così, perché come abbiamo visto cioè è un prodotto che non si sa con quale fondotinta deve essere steso. Forse va steso con un fondotinta molto cremoso, molto idratante, molto consistente, un fondotinta che si asciuga molto difficilmente, perché anche con uno di questo tipo, che di certo non è dei più secchi, dei più asciutti, si è asciugata praticamente subito, ha asciugato il prodotto. Quindi secondo me va studiata, ma va chiarito con quale prodotto va steso. Io per il momento la boccio, perché appunto, come detto, con questo fondotinta non mi piace. Testerò nei prossimi giorni altri fondotinta per vedere appunto se magari tra quelli che ho ce n'è uno che risulta meglio, e vi farò in caso un aggiornamento sul blog. Per il momento vi lascio con questa tragedia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!